Allora, chiedo a Roberto, come ci organizziamo per la preghiera iniziale. La facciamo? Perfetto. Volete, se, sì, se è un invito a farla io, la volentieri. Sì, grazie. Visto che è il tuo compleanno. Alla fine la Grazie. torta. Infatti c'è profumo qua, Adriana la sta preparando. Magari, magari. Bene, grazie Signore, grazie Padre, grazie Gesù, grazie per ogni istante di vita, grazie per questa opportunità che abbiamo di incontrarci con i mezzi di comunicazione attuali attraverso l'oceano. Atlantico, riusciamo a parlarci tranquillamente e serenamente. Grazie, Padre. Continua a seguirci. Continua a seguirci. Donaci l'assistenza dei buoni spiriti, dei lavoratori della vita eterna di tuo figlio beneamato Gesù, per condurci durante lo studio, perché possiamo apprendere, mettere dentro di noi quello che apprendiamo. Ma poi lasciaceli, Signore, durante ogni momento della nostra vita terrena, per adesso e dopo anche dopo, lasciaceli vicini perché ci orientino, ci dirigano, ci aiutino a prendere la strada giusta, a fare le scelte più consone come si chiama? Arrivo, al progetto. Al progetto che abbiamo studiato con i nostri amici del settore reincarnazione prima di rituffarci qua nel mondo della carne. Ecco, stateci vicini, ne abbiamo bisogno. Grazie per tutto questo aiuto che ci date, grazie perché ci stiamo trovando, grazie perché stiamo studiando. Stateci vicini, ringraziamo. E chiediamo il permesso di aprire la giornata di studio con il Padre nostro. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga, Signore, il tuo regno. Sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano dello spirito e del corpo. Perdona i nostri debiti, così come noi perdoniamo i nostri debitori. Aiutaci a non cedere alle tentazioni. Aiutaci a liberarci di ogni male. Amen. Amen. Bene. Pronto? Molto Sì, bene. io ero in contemplazione, scusami. Grazie Roberto, veramente. Grazie. Allora, io vorrei sapere un pochino se qualcuno ha visto i riferimenti che erano da riguardare per oggi su magnetismo e spiritismo. In particolar modo avevamo la fede La volontà. e la volontà, esatto. C'era la Allora, domanda 33 del Libro degli Spiriti e il paragrafo 131 del Libro dei Medium. sì. Io sto studiando il libro dei medium e oggi che ho letto questo punto, che poi sono andata a leggermene anche altri perché rimandava ad altre parti del libro, mi è sembrato di leggerli per la prima volta, non di rileggerli. Cioè, adesso noto il magnetismo, cosa che prima, alla prima lettura, a me non arrivava. Cioè, proprio non erano parti che io non avevo compreso, ecco, fino ad oggi, e forse neanche fino ad oggi.
Ma diciamo che è stato veramente interessantissimo, perché poi oltre al 131 del libro dei Medium, dove si parla tanto della volontà, che proprio è la cosa fondamentale che ci sia nella persona, nel magnetizzatore, ecco, e la volontà che poi viene alimentata anche dagli spiriti che stanno vicino. E poi ho letto il punto 176, 175 e 176, che parla dei medium guaritori, che fa sempre riferimento al magnetismo. E Certo. anche diciamo che ci sono i medium guaritori, che sono quelli che possono essere anche inconsapevoli, ecco, del potere, delle capacità, anziché hanno. E invece chi utilizza il pass, come fate voi, stiamo imparando a fare anche noi, diciamo, questo è una capacità, una facoltà che si allena, quindi tutti possiamo essere in grado di farlo se abbiamo le istruzioni, se ci applichiamo un po' come tutto, come imparare anche una lingua. Ecco, io invece volevo chiedervi l'aiuto sulla parte, sul punto 33 e sulla domanda 33 del libro degli spiriti. Perché io faccio ancora un po' fatica a comprendere materia, elementare, fluido, universale. Se magari mi poteste dare un po'. Nel senso che io ho preso che prima di tutto c'è Dio, poi c'è lo spirito e la materia. Tra lo spirito e la materia c'è il fluido universale, che permette allo spirito di entrare nella materia. E alla gente, insomma, tipo la benzina che serve per far andare la macchina. Però poi non riesco a comprendere bene la materia elementare, ecco. Cioè, se la materia elementare è intesa come fluido o la materia elementare, penso di sì, però magari se mi poteste aiutare, ecco, ve ne sarei grati. Beh, Norma, posso? Una piccola cosa, visto che la materia elementare, il fluido universale, permea tutto nell'universo, non c'è un punto, un millimetro quadrato o anzi un millimetro cubico vuoto senza materia, fluido universale o materia elementare. Permea tutto ed è da lì che gli spiriti traggono gli elementi modificandoli e lavorandoli e mescolandoli opportunamente per costruire tutto ciò che c'è nella materia. Tutto proviene dal fluido cosmico universale. Ecco, poi c'era un'altra cosa, scusatemi un secondo. Vabbè, niente. Ecco, solo questo. Sì, e quindi attraverso poi comunque come Mi si è dice? venuto, Norma, grazie, questo tuo attraverso, ed è attraverso il fluido cosmico universale che c'è l'attuazione, per esempio, un pensiero che parte può arrivare istantaneamente dall'altra parte della Terra o chissà dove nell'universo, come? Attraverso il fluido cosmico universale. Kardec ne parla come dice, come l'aria serve per far partire, per far andare le vibrazioni sonore, così il fluido cosmico fa partire i pensieri, accompagna, porta in giro i pensieri. Se adesso ne parla Enrico, userà verbi più adatti. Vero Enrico? Grazie.
Dunque, in effetti questa questione è talmente ampia che ci porta necessariamente a risalire alla causa primaria. Va detto che in ogni caso lo stesso Kardec usa termini che a volte si sovrappongono e a volte no. Non per sottolineare il fatto che Kardec si sia sbagliato, perché comunque il suo messaggio è e a nostro avviso resta valido, ma perché a volte ha usato certi termini come sinonimi e altre volte invece li ha distinti in maniera più precisa. Comunque, per darvi un'idea generale, e chi diciamo ha magari già letto e riletto più volte Libro degli Spiriti e la Genesi, perché sono in queste due opere che troviamo i principali riferimenti a tutto ciò, possiamo immaginare il seguente schema. Allora, al di sopra Dio, che comunque personalmente, più che chiamarlo Dio, preferisco chiamarlo causa primaria o intelligenza suprema, perché insomma Dio è un nome, si può chiamare anche Allah o Yahweh, Dio è il nome dei cristiani, ma diciamo il nome che danno gli spiriti, la definizione è intelligenza suprema, causa prima o primaria di tutte le cose, che è anche un nome che suona in maniera più scientifica, se vogliamo. Sì. Poi c'è la creazione, quindi c'è l'intelligenza suprema che compie l'atto di creazione. Questa creazione genera il principio, da una parte il principio intelligente, dall'altra il principio materiale. O vitale. Bene? Ok. Perfetto. Allora, il principio materiale è anche detto, nella sua essenza, fluido universale. Attenzione. Perché la materia, in essenza, è costituita da modificazioni di fluido universale. Allora, mentre il principio intelligente universale genera il principio intelligente individualizzato, cioè poi gli spiriti, dall'altra parte abbiamo questo fluido universale che genera a sua volta il fluido cosmico, che genera a sua volta da una parte il fluido vitale, e dall'altra la materia e il fluido in generale, che oggi noi definiremmo come energia, se vogliamo. Ok? No, puoi ripetere per favore? Perfetto. Cioè, dal fluido genera il fluido universale. Cioè, dal fluido universale viene generato il fluido cosmico. Sì, che a sua volta genera da una parte il fluido vitale. Ah, ok. E dall'altra la materia e quella che noi oggi chiameremmo energia, cioè una materia più quintessenziata. Ok, sì. Che però non è spirito. Ok. Allora, dall'unione tra lo spirito, che è l'individuazione del principio intelligente, e il fluido vitale, e quindi anche la materia, è che è possibile l'incarnazione. Okay.
Io mi baso su delle sintesi proposte proprio da Jacob Melo nel fantastico libro che Roberto ci ha procurato, non so come, O passe, che è difficile da trovare. Il primo libro di Jacob Melo, Che però non c'è in italiano, pagina 63. Enrico? Non c'è in italiano comunque quello, questo. No, no, però possiamo anche darvi Enrico? tutti i riferimenti. Sì, Sì. E così ce lo traduciamo noi, insomma. 169, hai detto? Enrico? E mi puoi ripetere per favore l'ultimo pezzettino, l'unione tra lo spirito e il fluido vitale? allora, spirito più fluido vitale più materia. Sì, materia, sì. E praticamente noi abbiamo L'incarnazione. l'incarnazione. Ah, ok, perfetto, Cioè, è lo grazie. spirito che contiene la vita. Il fluido vitale e i fluidi in generale costituiscono poi il perispirito. E la L'energia, sì. materia in sé costituisce la parte in carne ed ossa. Sì. Ok, grazie, Enrico. Sì. Mi Quindi, dai il riferimento, scusa Enrico, la pagina? allora, beh, il libro tu non credo ce l'abbia perché è O passe e non è stato tradotto. Però i riferimenti sono Libro degli Spiriti, domanda 1 per quanto riguarda Dio. Sì. Per la creazione, vedere Libro degli Spiriti, domande 38, 80 e 81. E in più la Genesi, capitolo 6, paragrafo 15. Ok. Poi abbiamo principio intelligente universale o principio spirituale, libro degli spiriti, domanda 23, e Genesi 11, capitolo 11, paragrafi 1, 2, 6 e 7. Dopo resta tutto registrato comunque qua. Sì, è vero, grazie, Mentre per quanto perdonami. riguarda il principio materiale o fluido universale, abbiamo il libro degli spiriti, domanda 22A, domanda 27A e Genesi, capitolo 14, paragrafo 5. Per il fluido cosmico, libro degli spiriti, domanda 33 e domanda 94. Genesi, capitolo 6, paragrafo 17 e capitolo 14, paragrafi 2 e 3. Dopo, spirito, libro degli spiriti, domande 76, 77, 82 e 592. Ok, Sì, e dopo ci grazie. sarebbero altri riferimenti per la materia e per come si origini la vita. Ma magari questi li vediamo la prossima volta. Bello. Grazie, prof, ci hai dato un bel po' da studiare. Eh sì, bisogna studiare. Bisogna essere preparati, sia da un punto di vista teorico che da un punto di vista pratico. Eh sì, Perché non veramente. serve studiare per studiare, così come non serve praticare per praticare. Dobbiamo saper usare le due ali dell'intello.
È vero. Infatti, chiedo a Roberto quando potremo fare un po' di pratica anche. In qualunque momento, però come facciamo? Che io non sono con l'iPad, sono con il mio vecchio telefonino. Allora, se volete, mi offro volentieri per fare io qualche movimento. Perfetto. Va bene. Così mi sgranchisco anche le braccia. E Jackson può farmi da cavia. Che lui è qua. Allora, devo dirvi che recentemente ho proprio fatto un'applicazione di pass magnetico su Jackson, perché aveva un piccolo acciacco a una gamba, una cosa piccola, semplice. E devo dire che subito dopo una nostra riunione, e i gesti mi sono arrivati in maniera molto spontanea, principalmente di dispersione, distribuzione dei fluidi e dispersione, e ha avuto un effetto positivo. Bene. Ecco. Hai anche concentrato un po' o è solo disperso? Allora, io in genere alterno dispersivi a concentrati. Certo. E finisco sempre con dispersivi longitudinali lungo tutto l'asse corporeo. Bene. Dopo devo dire che Jackson, essendo mio marito, siamo già in una certa sintonia. Non ho sentito di dover fare il tatto, tutte quelle questioni preliminari. Sì. Perché tra noi c'è già fiducia, quindi diciamo la cosa è stata molto più fluida rispetto a quello che poi sarebbe nel centro spiritista con persone che vengono da fuori. E che non conosci, ecco, sì. Esatto. Comunque è un'occasione in più per ringraziare Roberto e Adriana per aver voluto con molta forza questo gruppo. Che e bello. Per dare a noi poveri italiani questi insegnamenti e queste pratiche. E Adriana dice che non c'entra, ma non è vero, Adriana. Cioè, c'entra. Forse intendeva dire che il tatto, comunque, il tatto andrebbe fatto, no? Allora vieni qua e partecipa per piacere. Oh, e se no stai zitta. Ma guarda. Devo anche dire, posso fare una domanda? Sì. Che parlo con Roberto o con Enrico? Parlo con chi vuoi. Roberto? No, perché ho sentito tutto. No, niente, io non ho mai studiato passi virtuale, no? E una volta, tanti anni fa, è arrivata a casa mia una mia amica brasiliana qui in Italia, e lei era lì con noi, c'era questa confraternizzazione, un compleanno tra gli amici, così, e lei è andata in camera e io l'ho vista che è andata in camera, no? E si è agacciata così, si è seduta più che altro sul letto, dopo si è sdraiata e ha detto: io ho un dolore fortissimo sulla pancia, sull'addome, no? Allora io sono entrata, cioè io non stavo bevendo alcol, anche perché c'era refrigerante, così non avevo bevuto niente, mi ricordo. Allora non ho mai provato, mai fatto, so che c'è, no? E praticamente lei si è sdraiata, allora io ho iniziato con le mani, non ho mai fatto, senza toccarla, solo con le mani sull'addome, dove lei diceva che c'era lì dolore, e io pregavo e chiedevo di poter aiutarla. Con la forza di una luce, un qualcosa che li facesse, perché era molto molto forte. Sono stata lì un bel po',
no? Con questa mani non appoggiata sul suo stomaco, e era un po' più bassa, no? Una parte più alta. E piano piano, dopo lei si vedeva la faccia di dolore, piano piano, lei proprio ha detto: mi è passato. Io sono rimasta un po', come per dire, non so, mi è venuto di impeto così di fare questa cosa, no? Perché poi io avevo già, diciamo, visto tante persone parlare che sì, c'è la cura con le mani, soprattutto tante altre, diciamo, religioni, c'è il Reiki, così, ma senza aver mai fatto, e questo mi è rimasto proprio nel cuore, di dire: cavolo, che bella esperienza che ho vissuto. Dopo non l'ho più fatto. Domanda: l'ho fatto un tipo di passe virtuale, Roberto o Enrico? Non è virtuale. Cosa intendi per virtuale? No, virtuale nel senso, no, virtuale perché siamo virtuali. Ho fatto un po' di, cioè ho fatto un passo su con le mani. È possibile che io abbia con la forza della mia energia, che non sapevo di avere della tua nelle mani. E del desiderio di fare bene, certo. Ecco quello. E è stata una bella esperienza. Da ripetere. Che bello, ottimo. Rallegra il mio cuore sentire testimonianze come la tua e vedere che persone come tutti voi decidono di dedicare un po' di tempo a riunirsi e a approfondire, a capire un po' di più di tutto questo, che in realtà sono talenti divini presenti dentro ognuno di noi, sì, anche nell'essere più abietto, più meschino, più addormentato spiritualmente, sono presenti questi talenti. Spetta a ognuno di noi scoprirli e metterli al servizio nel modo giusto, cioè assumendo come modello principale il divino maestro Gesù. Enrico, scusami se intervengo, però visto che la norma è un po' che è da un po' che sta studiando lo spiritismo, dobbiamo anche sottolineare che a parte che lei ha fatto con la forza di volontà di curare, ma il passi a casa non va fatto, no? Perché questa è stata una sua esperienza che lei ha avuto e sta condividendo con noi. Però sarebbe meglio che noi, abbiamo già parlato già diverse volte, che non facesse il passe a casa nostra, no? Magari una preghiera, chiedere la interversione degli spiriti, dei dottori, dei medici, sì, però non va fatto il passe a casa, no? Non sappiamo di amica, questo. Amica Leandra, io ti do perfettamente ragione, ma aggiungo anche che qua in Italia, se aspettiamo di farlo solo nei centri spiritisti, diciamo, possiamo anche perdere delle opportunità, perché in certi casi, e io vorrei anche nominare il caso in generale dell'Italia, dove ci sono pochissimi centri spiritisti, dove questo si fa in maniera sistematica, certamente con il supporto di una egregora, è tutta un'altra cosa ovviamente, ma in mancanza, sai, c'è il detto qua in Veneto che col secco va bene anche la tempesta. La tempesta! Esatto. E quindi è ovvio che bisogna assumere tutte le prudenze del caso, e quindi certamente ha ragione Leandra quando dice che ci vuole prudenza, perché le nostre case non sono luoghi preparati per questo tipo di attività, e quindi il centro spiritista ha uno spazio specifico per quello. È come se volessimo fare un intervento chirurgico, anche che ci sia un bravo medico, ma nella nostra casa diventa un problema. Però se il malato sta morendo, facciamo un esempio estremo, magari vale comunque fare un tentativo.
per aiutare il nostro fratello che ha bisogno, e è un atto anche di carità verso carità. Di lui. Esatto, sapendo che lì si può fare un primo intervento di emergenza in qualche modo, ma che appena possibile la persona che sia incamminata, orientata a un gruppo, a un percorso anche suo personale, cioè dobbiamo anche capire un pochino come avviene la fase successiva all'intervento, che è sempre importante consigliare letture edificanti, e chi si presta a questo servizio deve rivestirsi della preghiera costantemente, invocare i suoi angeli, i spiriti guardiani, i suoi spiriti protettori in ausilio a queste opere, perché sappiamo che soprattutto se da soli e in case familiari non è, diciamo, il massimo del contesto di azione, ecco, quello senz'altro. Comunque al tempo stesso non è vietato, è da ponderare e è da fare sempre con la consapevolezza che sarà la nostra fede, volontà, conoscenza anche e umiltà che ci daranno la forza di comunque destreggiarci bene anche in una situazione un po', spesso un po' ingarbugliata, perché poi a volte ci sono i preconcetti della persona che riceve, soprattutto nel nostro contesto di materialismo imperante, e quindi ci sono tanti punti, diciamo, delicati, ma questo non deve comunque irrigidirci o bloccarci, deve farci agire con prudenza, ma comunque agire. Comunque un'altra domanda, visto che ci siamo, come lei ha fatto l'affermazione che erano una festa e lei non aveva assunto l'alcol, assunto alcol, no? E quindi facciamo un esempio, e se invece lei, anche con la buona volontà, avesse assunto l'alcol, quale sarebbe la finalità? Vale la sua buona intenzione, ma siccome il fatto di avere assunto l'alcol era inutilmente, o tanto valeva una preghiera del cuore invece dell'imposizione delle mani? Perché è giusto che dobbiamo capire anche questa cosa, la condizione del medio che sta donando, del medio passista che sta donando a questa persona l'assistito che sta male, nel senso, perché può capitare, no? Nel senso, può capitare a tutti. Infatti a me, perché sto dicendo? Perché a me mi è successo la stessa cosa, solo che io non ero preparata, nel senso, perché era un giorno di festa, io avevo anche bevuto 2 bicchierini di vino e io non ho fatto niente, anche se la persona, mi sono rimasta in preghiera, ma non ho posizionato la mia mano sulla persona, anche perché sapevo che non si poteva. E quindi, per dire, no, quando ho studiato dall'inizio il passe, ho sempre saputo che non va fatto. Un conto è non avere un intendimento, no, come la norma, non sapendo, ha scoperto che poteva aiutare attraverso delle sue mani. Quindi meno male, in questo momento lei era anche in grado di farlo, capito? Però nel mio caso non ero in grado perché avevo assunto alcol. Quindi c'è anche da valutare questa cosa, giusto? Prego, Roberto, vuoi parlare tu? Vi do l'indirizzo delle anni. Qui siamo in Brasile. Quando uno comincia a bere una cervezinha, non ne beve una. Quando comincia a bere un bicchierino di cachaça, di grappa, non ne beve una. Jacó dice: non bevete niente mai. Ma io sono un veneto, sono un nordestino italiano. E una sera ho condiviso una long neck da 350 ml con Adriana, mangiando la pizza. Poi ne ho parlato approfonditamente con lui. Lui ha detto: sì, va bene, ma non nelle 24 ore prima del passe. Evitate la sera prima, la mattina dopo c'è il passe, la sera prima non bevete niente. Questo lo stiamo rispettando in maniera pedissequa.
io direi addirittura 24 ore, anche se sono convinto che il mezzo bicchiere di vino a pasto sia un nutrimento e non influisca in nessun modo. Però Jacob è il mio maestro e lo ascolto. Quindi 24 ore prima del passe, o perlomeno alla sera prima della mattinata del passe, non toccare il vino. L'alcol in generale, no? Io ribadisco anche un'altra cosa. Scusami se... I superalcolici dimentichiamoci, vino, birra, e c'è tutto quello che è alcolico, ecco, in sostanza. Anche fumo e carne. Ecco, io ribadisco anche un'altra cosa, perché ci sono anche dei spiritisti che questo mi sono scontrato. Io non bevo, per dire, nel senso adesso mai non bevo proprio, perché non, lavorando col passe, quindi è una cosa che già non bevevo, non avevo l'abitudine. Quindi magari se c'era un incontro, qualcosa, una cena, un bicchierino di vino o una birra, così per la pizza, ma proprio di stare in compagnia, perché non è stato mai del mio abito. Però anch'io volevo sapere, quindi io ho chiesto anche un po' in giro agli spiritisti che ho conosciuto, che sono venuti da noi a fare le conferenze. Addirittura ci sono quelli che ribadiscono che non si dovrebbe il passista manco bere, nel senso, neanche 24 ore, ma non bere, che è una cosa che uno non deve avere proprio l'abito, neanche di bere, neanche di fumare. Capito? Quindi, nel senso, secondo me va anche della coscienza del proprio passista, capito, questa cosa, di cambiare queste abitudini, capito? Certamente per una persona che è abituata a bere qualcosa o magari fine settimana, togli di tutto, sarebbe duro. Per me è stato facile, perché io non sono un'abituata a bere, non ho mai fumato, quindi non ho questi problemi. Però addirittura tante persone dicono che proprio chi lavora col passe non dovrebbe neanche mai bere, quindi non so, ho sentito anche questo, quindi credo che magari sia anche la coscienza di ognuno di noi, no? Ci siete? Sì. Enrico. Ok, la questione è molto semplice, se vogliamo. Siccome noi abbiamo a che fare con il fluido vitale, o ectoplasma, chiamato così dai metapsichici e dagli parapsicologi, o appunto fluido vitale, è chiaro che tutto quello che ingeriamo ha a che fare con le modificazioni che poi si rifletteranno anche nel nostro fluido vitale, perché a quanto pare il fluido vitale è collegato al sangue e anche al metabolismo cellulare. Non so se qualcuno si ricorda di un concetto di chimica e biochimica detto ATP, acido adenosin trifosfato, che sono molecole di energia pura. Mm-hmm. Sembra che il fluido vitale abbia proprio a che fare con la respirazione cellulare, quindi con i mitocondri e l'ATP. Quindi tutto quello che finisce nel nostro metabolismo si riflette subito dopo, insomma poco dopo, anche nel fluido vitale. Quindi qui vediamo come tutto è collegato, cioè atteggiamenti esteriori, pensieri e sentimenti e emozioni, tutto. È chiaro che se io vado a fare un pass magnetico dopo aver assunto cibi pesanti, alcol, fumo e altro tipo di dipendenze, non vogliamo giudicare qua chi coltiva determinati vizi, perché comunque è un diritto che ognuno ha. Però è giusto sapere anche che
questo tipo di abitudini certamente influiscono nella qualità dei fluidi che noi doniamo e scambiamo. Certamente. Quindi sta a noi, diciamo, decidere che tipo di magnetizzatori vogliamo essere. Non siamo qua per fare morale, per ergerci a giudici, no. Siamo solo qua per invitare ognuno di noi a fare un'autoanalisi, un esame della sua coscienza. Io che tipo di magnetizzatore voglio essere? Perché c'è da dire anche un'altra cosa. Volendo o no, tanto la medianità quanto il magnetismo, quanto in generale anche, a mio avviso, il percorso spiritista, non è una cosa che si fa solo durante quelle determinate serate o solo durante quegli specifici incontri, ma è, diciamo, una scelta anche di vita, se vogliamo. È vero, quindi, sì. Quindi perché non iniziamo a coltivare le abitudini sane sempre, per poter essere sempre strumenti utili e sempre in qualche modo anche pronti a disimpegnare le attività che ci vengono richieste dalle situazioni? Perché a volte certe dinamiche sorgono in maniera improvvisa, anzi molte volte direi, e quindi il discepolo di Gesù autentico è un vero atleta, cioè è sempre pronto a fare del suo meglio. Non stiamo parlando di santi, di spiriti aureolati, di spiriti di luce pura, perché ognuno di noi ha i suoi punti forti, ma anche i suoi punti deboli. Ma con quello che abbiamo, tiriamo fuori il meglio di noi stessi e mettiamoci veramente a disposizione. Solo così, a mio avviso, avremo credibilità sia per noi stessi sia davanti alla spiritualità maggiore, perché è vero che anche loro si organizzano per partecipare ai nostri impegni nella casa spiritista, però è anche vero che la buona assistenza non manca mai a chi si mantiene sempre in un certo livello. Parole sagge, Enrico, veramente. Parli di congruenza proprio. Parli, Enrico, della conduta di ognuno di noi, visto che stiamo imboccando la strada questa. Allora, quindi ogni, nel caso quello che fa il passi o anche il medio, perché non tutti i medi sono passiste, no? Possono fare il pass, non penso, perché ognuno ha la sua tendenza, poi dipende, penso io, al lungo della camminata, più uno studia, più uno si dedica, penso che viene anche automatico, no? Arriva, no? Perché è tutto luce. Comunque la conduta è molto importante, quello che stai dicendo tu, altrimenti la cosa non è tanto chiara, almeno penso io. Dunque, io per mantenere questo filo logico conduttore vorrei anche far riflettere sul fatto che tutti siamo, chi più chi meno, medium, tutti. Quindi, diciamo, sta a ognuno di noi assumersi la responsabilità di studiare, di praticare, di essere più preparato possibile. Perché in una casa spiritista che funziona veramente, le persone si scambiano frequentemente i ruoli. Facciamo un esempio, noi stiamo organizzando una serata dove includere sia il dialogo fraterno con l'accoglienza delle persone, sia il pass magnetico, sia lo studio, tutto in parallelo, nello stesso posto, durante la stessa serata. Per esempio, una persona viene accolta, viene orientata a avere un dialogo fraterno e dal dialogo si evince che sarebbe positivo per quella persona assumere un pass magnetico e dell'acqua fluidificata, per esempio.
oppure prima magari partecipare a un piccolo studio, magari anche organizzato sulle sue particolari necessità, dove si danno dei riferimenti dottrinari, e dopo incamminare la persona al pass magnetico e all'acqua fluidificata. In questo modo fare, diciamo, un trattamento completo durante la stessa serata, per non fare venire un altro giorno, perché se quella serata è di accoglienza fraterna, bisogna anche prevedere quali saranno le maggiori necessità delle persone che ricevono un dialogo fraterno. Non è solo il dialogo, ma possiamo offrire anche altri mezzi che lo spiritismo ci insegna, e uno sicuramente importante è questo del magnetismo. Ecco perché crediamo molto in questo percorso di formazione. E quindi le persone che, perché noi stiamo facendo anche formazione per il dialogo fraterno, e la coppia che conduce il dialogo fraterno possono essere due medium o non medium se non hanno ostensività, ma comunque medium in latenti, ecco, per così dire, che però possono anche dare il pass. Quindi se per esempio i passisti non si presentano quella sera, non è che si deve rinunciare al pass, si può fare, perché le persone sono pronte per sopperire anche ad eventuali defezioni o assenze. Quindi, e viceversa, quelli che danno il pass possono anche ricevere le persone nel dialogo fraterno. Ecco cosa significa essere responsabili, essere lavoratori di una casa spiritista, responsabili e dinamici. Perché nessuno è relegato a fare sempre la stessa cosa, bisogna anche capire che la vita, già noi lo vediamo ogni giorno, ci chiede di essere dinamici, di destreggiarci tra varie responsabilità e vari compiti. Allora perché dovrebbe essere diverso per lo spiritismo? Certo, aumenta il nostro impegno, ma allora siamo qua insieme, facciamoci forza, prepariamoci, studiamo insieme, riflettiamo, facciamo domande, approfondiamo e agiamo. Quindi io dico, con questa emergenza sanitaria, con questa pandemia che stiamo vivendo, mi domando, possiamo permetterci di battere la fiacca? Possiamo permetterci di rimandare a domani cose che io posso già risolvere oggi in me stesso? Possiamo rimandare il fatto di poter essere strumenti più duttili, più efficienti possibile? Ecco, io a tutte queste domande sto arrivando a un'unica risposta. No, perché ormai siamo arrivati a un punto di insostenibilità per quanto riguarda il pianeta, di un'umanità che non vuole realmente progredire, che non vuole essere umile e accettare con rassegnazione la volontà superiore dell'intelligenza suprema. E io penso che se noi crediamo realmente nella dottrina spiritista e vogliamo alimentare un movimento spiritista autentico, dovremmo essere i primi a rimboccarci le maniche e intanto partire dal nostro contesto e veramente darci da fare. Nessuno ovviamente sta chiedendo i miracoli, ma dentro quello che possiamo fare facciamo del nostro meglio, più disciplina, più serietà, più impegno, più sentimenti puri. Ecco, adesso mi fermo perché Jackson sta facendo vedere l'orario e non credo sia giusto abusare di queste tutto questo molto, tempo. Sono già le 22. Molto interessante. Concordo. Quindi se vuoi andare avanti, questo volevo dire. Sì, anche per me puoi andare. Anzi. Io grazie. Ma ci mancherebbe, sono io che ringrazio voi, perché ho molto bisogno, soprattutto in questo periodo, proprio di sfogarmi, e quindi io lo vedo più uno sfogo che che altro. Comunque, se ha una qualche utilità, mi fa pure piacere, ma in ogni caso non ho nessun merito per tutto questo. Addirittura molte volte ci siamo già persi e ci perderemo ancora, ma chissà che magari riusciamo a perderci sempre meno. Ecco, questo è il mio proposito, sì. a sbagliare sempre meno e a pesare sempre di meno in questa contabilità universale che ci dona tutto, perché
abbiamo sempre tutto, nonostante adesso ci siano molte persone arrabbiate, insoddisfatte, eccetera, eccetera. In realtà continuiamo ad avere tutto e non ce ne accorgiamo. Ma va bene, pazienza. Ognuno arriverà al momento giusto. Nel proprio tempo. Sì. Comunque molto valiose le tue parole, preziosissime. Ci mancherebbe, io che vi ringrazio e non mi ricordo neanche più cosa ho detto, ma non importa. Va bene, va bene. Allora, io non so se a questo punto possiamo fare un pochino di pratica o a iniziare a parlare un pochino della volontà che è diversa dalla buona volontà. Ditemi voi, noi siamo qua al servizio. Possiamo fare magari un quarto d'ora ancora, se siete d'accordo. Sì, volentieri. Certo. Io farei anche un po' di pratica. Certo. Cioè, farei volentieri perché per me sono cose non nuove, nuovissime, e quindi più le vedo, più mi entrano, ecco. Grazie, comunque, questa è la mia. Dunque, io vi dico che non avrò nessuna cavia, però possiamo comunque fare qualcosa. Ovviamente chiedo la supervisione di Roberto, perché sbaglierò facilmente. Siamo qua assieme. Norma, ce l'hai la telecamera tu, accesa. Aspetta un attimo, arrivo. Ecco. Così abbiamo solo Enrico davanti, così vediamo. Bon. Allora, mi vedete, mi sentite? Sì. Ok. Sì. Allora, vedete un po' la sedia? Beh, qua c'è una sedia. Ecco, non la vediamo, ma c'è. Il problema è che tu c'hai il tuo fondo sfocato nella tua tela, quindi non vediamo il fondo. Non so se dobbiamo vedere la tua posizione. Meraviglia. Sai che non lo so. Perché quando fai la chiamata all'inizio tu hai memorizzato che c'hai il fondo sfocato per non vedere cosa c'è dietro. Ah sì? Noi non riusciamo a vederti, vediamo solo te, la tua immagine, dietro quello che c'è non vediamo. Io vedo bene perché ho il computer, quindi vi vedo perfetto. Ah, annulla sfocatura di sfondo, ok. Bravo. Ecco, togli. Ci siamo? Sì, vedo il lustro. Sì. Ok. Io non ti vedo, Enrico. Adesso sì, grazie. Ok, sì, sì. Ok. Allora, ditemi cosa devo fare. Se la parte iniziale, riprendiamo un po' dall'inizio il magnetismo. Beh, se abbiamo qualche minuto, facci una... Tu hai un paziente, rimettici un cuscino sulla sedia. Hai un paziente e fai il trattamento parlando. Ok. Ma deve anche dire da che parte ha il male il paziente o in generale fa il magnetismo? Bella domanda. Perché insomma, smetti che io ho male alla gamba. Allora, io sono del parere che è sempre positivo chiedere, quando si riceve le persone nella sala del pass, chiedere come sta, come va, tutto bene? È anche un modo per rompere il ghiaccio, oltretutto, e per iniziare a creare anche un rapporto un po' più caldo, un po' più condiviso. Quindi a volte la persona già lì può rispondere dicendo: ma sì, ho un acciacco alla schiena, ho questo braccio che mi fa impazzire, per esempio.
Se invece non dice nulla, in ogni caso abbiamo la spiritualità e abbiamo anche le nostre intuizioni che ci guidano. Il tatto. Il tatto, certamente. Il tatto ha a che fare anche con le intuizioni, perché... Molto. Esatto. Molto, addirittura se il tatto ti dice che c'è un'anomalia, non so, nel laringeo, ma la tua intuizione ti dice che devi lavorare lo splenico, è l'intuizione che conta, è molto importante. Esatto. Dunque, io faccio accomodare la persona sulla sedia, posso anche, io in genere faccio così, tocco anche un pochino la spalla lievemente e le faccio un sorriso, come per creare una dinamica di rassicurazione. Rassicuro la persona. Che cercherò di prendermi, mi prenderò cura di lei nel miglior modo possibile. Cioè, sì. Dopodiché, sì. Dopodiché io, noi, diciamo, se siamo in tre passisti, uno di noi che un po' coordina l'equipe, parla un po' per tutti, allora dice... Vi invitiamo a chiudere gli occhi, a raccogliervi in una preghiera silenziosa per poter assorbire il massimo dei fluidi armonici che adesso verranno generati. Sì, anche a lei succede spesso così. Ci sono due o addirittura quattro passisti. Uno dice la preghiera per tutti, ecco, sì. Esatto, oppure noi in genere lasciamo che ognuno la reciti mentalmente per sé, però eventualmente si può prevedere anche che ci sia un'altra persona che accompagni i passisti recitando una preghiera. Ho già visto anche medium o magnetizzatori cantare una preghiera. Sì, vabbè. Luis canta. Esatto. Lui canta una specie di opera e lui fa il trattamento spirituale. Esatto. Io quando faccio il passe, io faccio entrare di due in due, no? Due persone nella sala di passe. E invece io di solito per dire faccio una specie di non induzioni, chiedo di mentalizzare Gesù. Che lui sia lì con le braccia aperte, che ci viene a aiutare, quindi chiediamo l'aiuto. Quindi facendo così è stato un modo che ho trovato di mettere le persone già in suggestione di pregare, capito, insieme. E dopo comincio. E dopo ho cominciato ad aggiungere anche il tatto che ha insegnato Roberto, che prima io non facevo, perché io ho imparato a fare il passe, e il primo corso di passe ho fatto con la Milena Borghetti, che è venuta da noi. E lei fa i passi come fa Divaldo, no? Non so se già avete visto il video di Divaldo dimostrando come lui fa i passi. Quindi dentro nostra dimora, per ora io faccio così, infatti sto facendo questo studio con voi per imparare anche altre cose, altri tatti. Comunque ho aggiunto anche il tatto quando abbiamo fatto lì da voi a Padova lo studio. Ok. Quindi entriamo in relazione fluidica con la persona. Ah, Enrico, scusa. Sì. Posso intervenire? Certo. Diciamo che prima di far entrare le persone, di solito ci raccogliamo noi e fluidifichiamo l'acqua. Quello sì. Certo. Sì, Sandro fa parte del nostro gruppo di magnetizzatori. Esatto, stiamo qualche minuto in raccoglimento tra di noi, in genere dopo aver fatto uno studio dottrinario, e facciamo una preghiera tra di noi, magnetizziamo l'acqua e iniziamo a far entrare le persone.
prepariamo già i bicchierini. E dunque, quello che dicevo poco fa, iniziamo appunto a entrare in relazione fluidica. Cioè, io proprio mi sforzo il più possibile di coltivare un sentimento di umiltà e anche di volontà e fede veramente forti. Inizio proprio mentalmente, apro il cuore alla persona, allo spirito incarnato, agli spiriti benefattori che ci aiutano e mi sforzo e mi ripeto continuamente come un mantra, senza di voi non posso fare nulla, mi metto a vostra disposizione e sono pronto a ricevere le vostre intuizioni come un servitore fedele. Perché voglio aiutare questa creatura. So che ho il potenziale per farlo. E quindi mi pongo, in genere io mi pongo, noi ci poniamo davanti. Così. Però a volte anche di fianco. Oppure durante il pass stesso cambio, vado anche dietro, un po' in base a come sento la necessità di agire. Comunque in genere inizio appunto con il tatto magnetico e senza donare inizio proprio a percorrere tutto l'asse dei centri vitali per cercare di sviluppare la mia sensibilità e diciamo di intrecciare i nostri fluidi in maniera più chiara, in modo che io possa avere un'idea più concreta di come dovrò poi agire, con che tecniche privilegiare, che tecniche evitare, in che punti dei centri vitali agire. Quindi io percorro tutto l'asse con le mani sì aperte, ma con la chiara idea che non devo assolutamente donare nulla. Sto solo studiando la situazione, il campo perispirituale della persona. Sì. Quindi io faccio proprio così, 3, 4, 5, 6 volte, fino a che dopo magari posso anche fermarmi un attimo, se non sento nulla faccio una preghiera mentale e lo rifaccio. Mi è già successo qualche volta. E magari nella seconda ondata percepisci qualcosa? Sì, di più, sì. E sul fatto di talvolta donare, Enrico, sì, va avanti Sandro. E talvolta potrebbe essere anche un qualcosa diverso da quello che ti dice la persona. Sì. Perché magari quello è solo un effetto, ma la causa dipende da qualcosa di più vasto. Bravo Sandro. Bravo Sandro. E a noi non interessa dare la medicina che toglie l'effetto, noi cerchiamo di lavorare sulla causa. Siete bravi voi, e per me è difficile. Una cosa, una piccola cosa, Enrico, sul fatto di donare mentre fai il tatto, questo è assolutamente da evitare quando c'è una persona che può dare sintomi di depressione. Se no, sì, è meglio non donare, ma non è, voglio dire, così fondamentale per una persona che non ha problemi depressivi. Comunque se lo fai sempre meglio, così non sbagli mai. Sì, ma a volte è molto veloce anche, eh. Mi è successo di fare un tatto un'unica volta e di sentire già subito come dovevo agire. Dipende.
Il tatto dicono che va sviluppato e non è da tutti. Io dopo 7 anni ce l'ho ancora non così chiaro. C'è qualcuno che ha, come parlavi tu prima, di clarividenza, di intuizione, che facendo il passe vede il problema. Fantastico. Allora, io ti dico un'altra cosa. Partecipando alle riunioni medianiche ormai da diversi anni, sì. Io sento che molte facoltà extrasensoriali si stanno continuamente approfondendo e ripulendo, ecco, sgrezzando, se vogliamo, educando, ecco. Bello. Quindi, io non vengo da un'esperienza di magnetizzatore, vengo più dalla parte della medianità, delle riunioni di disossessione, oltre che ovviamente degli studi dottrinari. E sto vedendo che affiancare il magnetismo a quello che già facevo e continuo a fare, si crea un dinamismo bellissimo. Cioè ti senti più, tra virgolette, padrone di molte situazioni, anche poi nella riunione di disossessione e viceversa poi nelle sessioni di magnetismo. Dove la parte percettiva, chiamiamola medianica, è importantissima. Esatto. Io più che un vero e proprio medium mi sento un sensitivo, che è un pochino diverso. Comunque sono d'accordo quando Kardec dice che tutti sono medium, quello che cambia però è la intensità della medianità. Chi più, chi meno. Esatto. Dopo amo anche i concetti di fisica, quindi mi piace moltissimo vedere cosa scriveva Mesmer, come Kardec lo riprende, lo rielabora con gli orientamenti della spiritualità superiore. C'era anche un messaggio trasmesso da Mesmer che io volevo leggervi stasera e che si trova nella rivista Spiritista. Molto, molto bello. Solo che qua andiamo a finire alle 2 di mattina e non è possibile. Però la prossima volta mettilo in canovaccio subito. Perfetto, allora la prossima volta magari partiamo un po' più diretti con il capitolo Volontà è diversa dalla buona volontà. Ok. Ci fermiamo qua. E le ragazze non fanno domanda, no? No, non so, io vedrei anche come prosegue, cioè nel senso tu hai fatto la parte iniziale, quindi hai avuto l'intuizione dove andare a intervenire sull'assistito e come fai dopo? Ah, ok. Se per tutti non è un problema. No, va bene. Ok, allora la prima cosa che io faccio è, voglio proprio sentirla bene questa persona, voglio proprio che iniziamo a scambiare, a interagire. E quindi in genere sento la necessità di spargere il fluido in maniera uniforme. Provo intanto così, già sapendo però dove dopo dovrò andare a concentrare e dove dovrò andare a disperdere, perché ho già fatto il tatto. Scusa Enrico, non ho capito bene. E tu hai detto diffondere il fluido sulla persona. Sì, vado a distribuire
Ah, ecco, allora sono i Zerais, come li chiama Mesner, sì, i longitudinali. Sì, sì, sempre longitudinali, un sì. Perfetto, quello che armonizza l'acquistito, perfetto. Okay. Sì, sì. Io ho già sentito dove ci sono delle carenze e dove invece c'è dell'armonia e dove magari c'è un eccesso di fluido. Sì. E molte volte mi succede addirittura, finito il tatto, di sentire un leggero dolore in un certo punto del mio corpo e mi arriva l'intuizione chiara che è lì che devo concentrare o disperdere a seconda dei casi. Ma in genere inizio. Ma in genere inizio con appunto dei pass generali longitudinali Sì. fino al suolo. Bravissimo, andare fino al suolo è bravissimo. Mi devo allargare un bel po' le gambe, ma. Immagino andare fino al suolo è importantissimo. Fai mai qualcosa del genere anche dietro? Sì. Bene. Allora, in realtà dietro io vado con i perpendicolari Ah, verso sì, alla alla fine. fine con il perpendicolare anche dietro. Certo. In realtà di fianco. Dietro io lavoro molto con la dispersione pass trasversali crociati a livello Sì. di Questo omerale. Quando quando devi fare disossessione specialmente. Sento che la persona ha un'influenza spirituale in atto. Esatto. Quando c'è ossessione, sì, è Io la cosa migliore. percepisco che la mia azione magnetica sta trovando dei muri. E allora, perché in sede di tatto non sempre riesco a percepire chiaramente presenze spirituali. Però, man mano che faccio i pass generali, percepisco se ci sono degli ostacoli che sono al di fuori della persona stessa. E Ah, che bello. allora, lì che sento di avere a fianco uno spirito protettore, chiedo mentalmente, chiedo, ma c'è un fratello qua con noi che, diciamo, sta creando delle interferenze? E allora mi arriva in genere chiara la risposta. E, perché a volte gli spiriti causano ipnosi, causano delle congestioni fluidiche, e quindi sento che prima di agire troppo a livello magnetico è bene offrire assistenza e sciogliere il legame tra questa persona e l'entità o l'entità che la sta in qualche modo perturbando. Certo. Cosa dite? Ci fermiamo qua? Facciamo solo vedere il trasversale crociato? Sì, Sì. grazie. E Allora, già che ci sei, faccelo vedere sul numeral, così lo vediamo, ti vediamo davanti. qua. No, tesoro, sì. È anche un po' più in alto, una nanina più su, lì. Ma fa un cuscino come se tu fossi sul numerale. Come? Per fare l'esempio nel cuscino, non Allora, fai il dispersivo trasversale crociato sul tuo paziente, che adesso è un cuscino, e lavora il suo umeral, così ti vediamo proprio davanti, è bellissimo, e vediamo quello che fai. Allora, questo è il collo del paziente. Qua ci sarebbe la testa. Perfetto. Io mi metto proprio Benissimo. dietro. E inizio, inclino un po' le gambe e inizio. Visto che c'è solo un cuscino, fai un paio al rallentatore perché le tue mani Sì, sono grazie. dei fulmini. Mi alzo un po'. Facciamo finta che questo sia l'umerale. Sì. Parto così. Sì. Ecco, in genere noi non riusciamo ad allargare le braccia perché altrimenti ci scontreremmo.
Ah, ho capito. Non è che abbiamo tutto quello spazio. Quindi mi sono abituato ad aprire limitatamente le braccia. Bene, tenendo però presente che più si aprono è meglio. Ma è già buono. A rallentatore è così, dopo è molto più veloce. A volte io sento la necessità di farlo a una velocità molto elevata. Sì, sì. E a che distanza? Mannaggia, che fulmine! Distanza, Sandro, siamo di calmante o attivante? La distanza sappiamo che è calmante fino a circa un palmo di distanza, poi è, scusa, breve. Contrario. Breve, è attivante, sì, contrario, è attivante fino a un palmo di distanza e poi diventa calmante man mano che ci si allontana dal palmo. Sì. Perché la domanda di Sandro era forza. Io personalmente lo faccio attivante nel 90% dei casi. Ma questo passi è umerale, scusa la mia domanda, è soltanto quando senti la presenza di uno spirito o il assistito è ossessionato, soffre di ossessioni? Non solo di ossessione, Leandra, beh, o dipende cosa consideriamo per ossessione. Se tu intendi la classificazione di Kardec, ossessione anche quelle più lievi, diciamo, allora sì. Ah, ok. Sì, intendiamo quella. Il cosiddetto encosto. Encosto, sì. Ah, ok, ok. Dopo, io a dirvi la verità, per quanto riguarda spiriti perturbatori, cerco di andare un pochino più in profondità per capire anche la natura dell'entità, cioè se si tratta di uno spirito vincolato alle necessità istintive sessuali, se si tratta più di uno spirito legato al vizio, quindi noi chiamiamo, secondo la classificazione di André Luiz, vampiri, cioè il cosiddetto vampirismo, oppure se sono più che altro... in generale spiriti perturbatori, perché allora lì andiamo perché nei singoli casi andiamo ad agire o nel centro vitale genesico per la parte sessuale, certo, oltre che l'omerale sempre in questi casi, ok, e anche il coronario, anche nel coronario io mi accerto che abbia alla fine una bella ampiezza. Ma Enrico, scusami tanto se ci faccio questa domanda un po' impertinente, ma tu arrivi a questo livello perché sei sensibile a questo e per questo tu riesci a percepire questo, giusto? È perché nelle riunioni che facciamo medianiche abbiamo spessissimo a che fare con entità di questi livelli. Sì. Capisco. E quindi in qualche modo ho imparato a identificarli energeticamente o fluidicamente, sto imparando sempre di più perché non è mai finita. Certo. Ma certamente mi facilita molto usare quello che imparo da una parte anche dall'altra. Ho capito, bene, sì sì, perché certamente io nel senso... non riesco a percepire questa cosa, quindi per questo stavo dicendo, magari non è una facoltà che io ancora ho, ma siccome tu mi stai dicendo per il discorso della medianica vostra, che sono tanti anni che voi fate, quindi sei riuscito già a distinguere queste facoltà, no? Bene, va bene, dai. Grazie comunque. Sì, sì, già con il tocco comunque, chiaramente. Si sente, si cerca già di sentire queste presenze spirituali insieme alla situazione della persona, chiaramente. Comunque ogni caso dopo è un caso e questa è la mia umile e anonima esperienza. Certamente anche lo studio delle opere di Kardec, il libro dei medium e anche altri libri sulla medianità che però
io sono abbastanza schizzinoso, cioè li seleziono e devono veramente essere, io devo sentirli coerenti con la codificazione di Kardec. E anche lo studio mi aiuta assieme alla pratica, cioè è come se lo studio mi aprisse piccole vie che dopo con la pratica riesco a rinforzarle attraverso la visualizzazione all'inizio e dopo sentendole e vivendole. Comprendo. Cioè riesco a dare dei nomi più precisi ai fenomeni, alle entità, sento più precisamente, ma questo si fa, io vedo insomma che in me avviene lentamente, gradualmente questo sviluppo. È una cosa che richiede perseveranza, se no si rischia di arrivare a un punto e dopo di non avanzare più. Ho capito. Grazie, veramente. Grazie. Ci mancherebbe. Grazie davvero. È un'immersione la tua. Sì, proprio. Immerso in questo lavoro che ami davvero forte. Grazie, bravo. Il fatto è che fino al 6 giugno sarò impegnato con la scuola, infatti io sono arrivato a casa anche stasera alle 8:30, ho mangiato velocemente e mi sono messo qua. Ma dopo il 6 giugno prometto che sarò un pochino più preparato, un pochino più disciplinato, perché ultimamente con questa didattica a distanza... Sto in... Vabbè, allora... Già per me sei top! Appunto... Si sottovaluta il ragazzo. No, è che io lo so che non, e per fortuna che c'è Jackson che mi dà molto supporto, perché sennò sarei molto perso. Bene. Ecco. Bravo. Cosa dite? Grazie. Grazie, buonanotte. Siamo noi che vi ringraziamo. Una preghierina piccola, dai. Lasciamo a voi, a Roberto, la scelta di chi conclude questo incontro. Salve, ma io... Fabia, ciao, come stai? Sto bene, Roby. Sei nominata. Ah, ok, era questo, ok. Aspetta che mi metto gli auricolari, che così si sente meglio. Sta bene qui? Perché si è trattato io qua? Chiudiamo i nostri occhi e ringraziamo a Gesù, alla spiritualità di luce e ai nostri angeli custodi per esserci qui oggi in questo studio meraviglioso. Ringraziamo gli spiriti di luce che sono venuti a darci il messaggio, quello che servono a noi per crescere spiritualmente, per migliorare il nostro lavoro con la spiritualità. Ringraziamo per continuare in questa strada e chiediamo la forza e la determinazione di andare avanti con il nostro studio, migliorando ogni volta sempre di più, si esercitando in questa strada di luce. E chiediamo a Gesù e alla spiritualità di luce che in questo momento anche le altre persone che non hanno la stessa fortuna nostra di poter dedicarsi a un studio, perché non hanno avuto l'opportunità di conoscere questa dottrina o perché semplicemente non sono ancora arrivata. Non è ancora arrivato il loro tempo, quindi chiediamo tanta luce a loro, tanta luce a ogni gruppo, non importa la religione, che si riunisce per pregare, per parlare le cose di Dio. Mandiamo tanta luce al nostro pianeta,
ai nostri politici, ai nostri governanti. Io ancora una volta vi ringraziamo per esserci noi a fare questa preghiera, che per esserci noi che stiamo qua imparando, mettendosi a disposizione della spiritualità. Grazie Gesù, grazie ai nostri mentori, il mentore di questo gruppo, perché sono sicura che questo gruppo c'è un mentore, e i nostri angeli custodi, la spiritualità di luce. Grazie. Grazie. Grazie Padre, e grazie a tutti voi. Grazie, Gesù. Grazie. Grazie. Grazie.